Con il mese di febbraio parte la lotteria degli scontrini. Di cosa si tratta? Tutti gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso gli esercenti potranno generare dei veri e propri biglietti virtuali, validi per partecipare alla prima estrazione. In palio premi sia per chi compra sia per chi vende l'11 marzo, la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 euro a 10 esercenti, a fronte naturalmente di scontrini trasmessi e registrati al sistema lotteria nel mese di febbraio. Chi può partecipare alla lotteria? Tutti i maggiorenni residenti in Italia che pagano con carte di credito prepagate, bancomat o app beni e servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che naturalmente trasmettono telematicamente i corrispettivi. Attenzione perché invece non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale. Come funziona? Noi lo vedremo insieme attraverso dei punti particolari, quindi prendete carta e penna e seguite insieme a noi. Partiamo da questo. Premi ogni settimana, ogni mese e super premio annuale. La lotteria mette in palio premi sia per chi compra sia per chi vende, questo lo abbiamo detto poco fa. Giovedì 11 marzo è fissata la prima estrazione mensile che distribuirà, questo lo ripetiamo perché è importante, premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e da 20.000 a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 20.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. All'inizio del prossimo anno ci sarà inoltre la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021 e assegnerà 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente. Secondo punto. Attenzione perché questo è importantissimo. Gli acquisti devono essere effettuati con le carte, non online. Possono partecipare infatti a questa lotteria degli scontrini tutti i maggiorenni che pagano con carte di credito, naturalmente carte di debito, bancomat, carte prepagate o app. Non valgono gli acquisti in contanti e nemmeno quelli online. Sono escluse anche le spese detratte con la tessera sanitaria. Per partecipare occorre qualcos'altro, bisogna avere un codice. E allora, il codice lotteria, bisogna mostrare il proprio codice ottenuto al momento dell'acquisto, un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it. Il codice può essere stampato o salvato su smartphone o tablet per essere esibito all'esercente quando si effettua l'acquisto. Quindi attenzione, prima prendere questo codice e poi andare a fare il nostro acquisto. Tanti biglietti, prossimo punto, quanti sono gli euro spesi? Che cosa significa? Se l'importo della spesa è almeno pari a 1 euro, lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. E arriviamo alla parte forse più interessante, quella che riguarda proprio le vincite. Le vincite sono comunicate tramite PEC all'indirizzo comunicato nell'area riservata del portale lotteria. Attenzione perché in assenza di una PEC la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Questo è tutto e questo è il nostro Le Fonti Pocket News.